Non ce l'ha fatta il giovane, è rimasto folgorato dopo aver toccato quella canna da pesca ai cavi della linea elettrica. È deceduto all'ospedale di Careggi, dove da ieri sera stava lottando tra la vita e la morte. Ieri sera il drammatico incidente attorno alle 19 in Casentino, lungo la pista ciclabile che costeggia il torrente Archiano nel comune di Bibbiena. Gabriele Lusini stava praticando pesca sportiva quando inavvertitamente con l'amo della sua canna ha agganciato il cavo della corrente elettrica alimentata a 220. Il problema lì non si tratta della corrente di per sé, perché la corrente come non è molta, è l'amperaggio che varia. Se è un 220 con poche ampere, lui magari prendeva un pizzico, sta ragazza non si faceva niente, ma con un amperaggio alto il problema cambia. Una violenta scossa elettrica che ha provocato l'arresto cardiaco del giovane pescatore. A notarlo riverso a terra ed allertare i soccorsi alcuni passanti. Sul posto i sanitari dell'emergenza urgenza che hanno subito praticato il massaggio cardiaco, poi il disperato volo con l'elisoccorso Pegaso verso l'ospedale fiorentino di Careggi, dove è arrivato in condizioni gravissime. Non è giusto, non è giusto. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Bibbiena sul posto anche questa mattina, che hanno subito escluso la responsabilità di terzi. Purtroppo si è trattato di un terribile incidente.